Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento AIA, ormai il solito appuntamento riguardante gli incontri del venerdì. Questo webinar in particolare riguarderà diciamo, un'ampia presentazione della strumentazione, delle capacità di misura che Siemens mette a disposizione, in particolare nell'ambito con un focus, poi in particolare naturalmente sull'ambito acustico. E questo webinar sarà, diciamo, presentato dall'ingegner Simone Geroso, che lavora diversi anni per Siemens. Simone Geroso ha un dottorato di ricerca in metrologia, che ha svolto l'Istituto INRIM, da cui vi parlo. Io sono Alessandro Schiavi, anche io lavoro da una ventina d'anni in INRIM, in particolare occupandomi proprio di misure acustiche e poi di vibrazioni e di proprietà di materiali. E introduco quindi questo incontro di questo pomeriggio riguardante proprio l'acoustic material testing e lascerei la parola a Simone Geroni. Dopo la sua presentazione, vedo ancora questa comunicazione, dopo la sua presentazione ci sarà la possibilità di fare alcune domande. Le domande le potete scrivere direttamente sulla chat che avete a disposizione. Quindi mandare diciamo, le vostre richieste, le curiosità, le domande per iscritto, e poi girerò insomma all'ingegner Geroso che risponderà sicuramente alle vostre richieste. Quindi io direi che Simone, se tu sei pronto, direi che potremo partire con la presentazione e buon webinar a tutti. Allora, condivido con la presentazione. Secondo. Si vede, datemi un feedback se si vede la mia prima slide. Sì, direi di sì. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qua. Ringrazio l'Associazione Italiana di Acustica per lo spazio che ci concede, che mi concede. Ho studiato questa presentazione per innanzitutto introdurvi a Siemens Industry Software, e poi parleremo di SimCenter. E all'interno di SimCenter, appunto, vi è tutto il portafoglio di testing che rappresento in Italia, e andremo poi chiaramente nel dettaglio dell'applicazione specifica riguardante l'investigazione delle proprietà acustiche dei materiali, proprietà per l'acustica dei materiali. Siemens, alcuni anni fa, di fronte alla esplosione della complessità di un qualunque oggetto che voi abbiate sotto mano, ha pensato di produrre del software per aiutare le aziende a digitalizzare le loro fabbriche, le loro industrie. Quindi parliamo di oggetti che sono sempre più complessi possibili, che coinvolgono diverse tipologie di applicazioni scientifiche, elettroniche, meccanica e via dicendo, sistemistica in genere, e per mettere insieme tutto e mantenere lo stesso livello di qualità dei propri prodotti è necessario inseguire questa digitalizzazione dei prodotti in modo tale da avere una prontezza nella progettazione e nella realizzazione dei prodotti medesimi. Se noi pensiamo a un'azienda che ha un'idea di prodotto, per realizzare questa idea, deve metterla sul mercato in tempi ragionevoli, perché sennò l'idea poi dopo è ormai già vecchia. I tempi ormai sono molto veloci oggigiorno, penso che condividerete tutti questo aspetto.
Chiaramente per realizzare questa idea e nei tempi adeguati deve ridurre i costi e mantenere chiaramente anche un livello di qualità desiderato che per essere competitivi sul mercato. Questa quadratura del cerchio che ho rappresentato qua in questa slide è particolarmente sfidante e non siamo noi di Siemens a dirlo, è ormai competenza e coscienza di tutti che questa digitalizzazione delle industrie deve essere perseguita. È una sfida non indifferente, una complessità nella complessità non indifferente, ma dobbiamo cercare, le aziende devono convertire questa complessità in opportunità per rimanere sul mercato. Rimanere sul mercato, rimanere competitivi rispetto al proprio brand, col proprio brand e competitivi rispetto ai propri competitor, chiaramente. Quindi mantenendo e migliorando sempre di più il proprio prodotto. Quindi Siemens sostanzialmente propone un insieme di software, di prodotti che permettono la digitalizzazione dell'industria. Qua è schematicamente rappresentata un'industria generica in cui vi sono gli aspetti di progettazione, di produzione dell'oggetto dell'industria e quindi sia lato progettazione, lato studio delle performance, sia la parte di realizzazione, quindi nelle linee e via dicendo, ci sono dei software che permettono di rendere tutto ciò interconnesso e potenzialmente più pronto nel mercato odierno, più corrispondente al mercato odierno. Okay. Il cuore di questa digitalizzazione è proprio SimCenter. SimCenter è un insieme di software nel portafoglio ampio di Siemens che permette ai progettisti sostanzialmente di affrontare i diversi ambiti scientifici che vedete nella sfera più ampia, nel cerchio più ampio, l'ambito strutturale, fluidodinamico, termico, chimico, e vedete che anche nel logo di SimCenter c'è proprio una parte dedicata all'acustica che andrà a essere oggetto di questo webinar. Okay? E la possibilità dei progettisti di utilizzare del software per approfondire da una parte gli aspetti specifici di un ambito scientifico senza dimenticare gli altri che per forza di cose l'oggetto richiama e ne fa parte. Quindi l'oggetto complesso a modellizzare l'oggetto complesso attraverso una scomposizione dell'oggetto stesso in modo tale da ridurre la complessità in piccole parti. Esplorare le possibilità che ogni singola parte può contribuire nel migliorare il prodotto, fare in modo che questa analisi migliorativa e delle performance possa essere veloce e smart, agile nella cosa e chiaramente mantenendo poi dopo una visione integrata dell'intero prodotto. Questo è proprio il valore aggiunto che SimCenter che proponiamo alle industrie sia nell'ambito progettista di simulazione e quindi anche di testing proponiamo alle aziende un passo sicuramente non indifferente, impegnativo per le aziende, ma mi piace sottolineare in particolar modo il ritorno di investimento che sicuramente questo può avere per l'industria di turno. Okay? Questo è un aspetto che secondo me ha un particolare valore. Se andiamo nel dettaglio dell'aspetto di testing,
Per esempio, le sfide che il mondo del testing all'interno di un'azienda deve affrontare è quella della riduzione dei prototipi. Questa riduzione dei prototipi chiaramente non va a significare la scomparsa del testing. Alcuni anni fa, probabilmente alcuni, e forse ancora oggi, sinceramente, non lo so, qualcuno pensa che attraverso la simulazione si possa soppiantare la verifica via test. Qua noi parliamo invece di una scelta di un prototipo per fare, per verificare e investigare meglio il comportamento dell'oggetto, più focalizzato, più efficace, che possa essere più utile per le diverse, per diversi ambiti. Quindi, non più fare un modello per un'investigazione acustica, un altro per l'investigazione strutturale, vi dicendo, ma magari cercare di fare tutto con un unico prototipo. Allo stesso tempo, la complessità degli oggetti che vi dicevo inizialmente, prevede quella di acquisire diverse grandezze contemporaneamente e magari in maniera sincrona. E quindi la complessità di affrontare una misura in cui, come rappresentato nell'immagine, ci sia una complessità enorme. Normalmente nell'industria questo è un aspetto che è decisamente presente ancora oggi, è quella del richiamare la parte testing alla fine del ciclo di sviluppo del prodotto stesso. Questo è un grave errore. Ma è dovuto semplicemente al fatto che sostanzialmente le aziende oggigiorno sono organizzate in questi tre pillar sinteticamente, cioè la fase di design, la fase di simulazione e la fase di test. Questi tre pillar, questi tre dipartimenti, talvolta non si parlano per niente, non si conoscono, magari sono anche localizzati in un'azienda ormai oggigiorno strutturata. Con diverse sedi sono magari localmente distanti l'uno dall'altro. Oggigiorno chiaramente c'è la possibilità di comunicare uno con l'altro in vari modi e quindi quello che noi ci proponiamo con SimCenter è quello di mettere in connessione questi tre pillar, proprio perché possano intervenire nella fase di progettazione o comunque in ogni momento. Interagire e sviluppare proprio quella progettazione digitale tempestiva e che permette di alla fine migliorare il prodotto di base, insomma. Il portafoglio di testing affronta il testing all'interno del portafoglio di testing. Noi abbiamo parlato di tante piccole ambiti scientifici. Ogni applicazione, ogni software di simulazione, ma anche il testing, affronta la possibilità di fare test in diversi ambiti. Qua rappresentati da questi loghi che ho rappresentato, e quindi troviamo l'acustica, troviamo la durability, la dinamica, il termico e via dicendo. E l'integrazione chiaramente con la simulazione. Poi più o meno specifici in differenti ambiti industriali, per esempio. La parte autonomous vehicle, chiaramente si parla della parte specifica in automotive. Questo come viene realizzato? Il testing di tutte quelle tipi di in tutte quelle tipologie diverse, con un hardware, con diverse tipologie di hardware che permettono, cioè con un hardware specifico che permette di acquisire sia grandezze analogiche che digitali all'interno delle tipologie di digitali, analogiche, diversi tipi di grandezze, lì simboleggiate, microfoni, accelerometri, estensimetri, piuttosto che ruote foniche, immagini, per esempio, dati, digitali, con sistemi di acquisizione che possono essere, molto compatti, resistenti a condizioni, sfidanti, ambienti sfidanti. Soluzioni tipicamente da laboratorio piuttosto che trasportabili e con un software, un'interfaccia che permetta di affrontare le diverse ambiti scientifici che qua elencati. Quindi un'unica interfaccia che mi permetta di acquisire diverse grandezze e che mi permetta di
gestire l'acquisizione di diverse grandezze. Ogni grandezza ha delle sue caratteristiche, delle attenzioni, delle caratteristiche diverse, e allo stesso tempo affrontare un processing di questi dati particolarmente sofisticato. Tutto questo in modo tale da supportare la simulazione, cioè verificare tempestivamente i modelli che magari vengono effettuati dal team di simulazione, e in modo tale che si possa procedere parallelamente, no? La simulazione possa fare dei ragionamenti più avanzati rispetto a quelli a cui era ferma prima della verifica test, oppure fare un test più oculato, proprio perché la simulazione mi dà delle informazioni utili per essere più efficaci, più tempestivi, più focalizzati. E infine anche la possibilità, c'è cioè la possibilità anche di mettere in loop il test con la simulazione, che lavorano insieme, banchi che vengono comandati da dei modelli di simulazione e che vengono misurati, e le misure danno in loop chiuso un feedback al modello stesso, piuttosto che mettere insieme delle misure di sensori virtuali. Ci concentriamo ora sulla parte di acustica. Il portafoglio di acustica di testing è veramente ampissimo, parte dall'active sound design, quindi ricostruzione del sound all'interno dei veicoli o degli ambienti specifici, sound source localization, sound intensity, questi sono classici esempi. Mi sono reso conto che in questa slide ho riportato spesso insomma, esempi con un veicolo a quattro ruote. Chiaramente ognuna di questi tipi di applicazioni sono praticabili anche in altre industrie. Io stesso, seguendo il mercato italiano al di fuori del gruppo Stellantis, per esempio, ho a che fare con aerospace and defense, quindi chi costruisce elicotteri, aerei, piuttosto che moto, piuttosto che consumer goods, cioè elettrodomestici di vario genere. Quindi è un esempio quello dell'automotive, ma si trova. Ognuna di queste applicazioni chiaramente ormai possono essere, per esempio, sound quality e jury testing è assolutamente un argomento molto caldo, per esempio, ormai nel mondo del bianco. Andiamo nel dettaglio dell'acoustic material testing, finalmente. Perché l'investigazione dei materiali in ottica dell'acustica ha importanza? Riprendendo ancora una volta, però ripeto, potrebbe esserci tranquillamente uno schema di una lavatrice, riprendendo l'esempio dell'autoveicolo, bisogna ridurre la massa perché. Per ridurre i costi che possono essere anche quelli di gestione, per esempio, se pensiamo anche a una macchina, l'autonomia, anche per i veicoli elettrici, non pensiate che questo, la riduzione dei materiali per l'isolamento e l'assorbimento possa essere importante, anche per quelle macchine, anche quelle macchine sono rumorose, ve lo assicuro. Chiaramente bisogna ridurre i materiali, però alla fine vogliamo comfort, quindi vogliamo ridurre il rumore all'interno del veicolo. Allo stesso tempo dobbiamo, ogni prodotto che voi pensate, anche la lavatrice che citavo prima, alla fine associato a un certo brand, associato a un certo livello di qualità di prodotto e al di sotto di quella qualità del prodotto c'è una scelta di materiali oculata. Per affrontare l'investigazione dei materiali, sostanzialmente proponiamo test su materiali, su componenti, su campioni piccoli, qual è la soluzione di investigazione del coefficiente di assorbimento col tubo di Kunt, piuttosto che la sound transmission loss col tubo a onde stazionari. Se non chiaramente le soluzioni con delle facility, chiaramente la facility. Non è compito di Siemens, non costruiamo camere riverberante, anecoiche o camere accoppiate. Poi c'è anche le tecniche di utilizzo
per esempio in sito, che è estremamente interessante, è praticamente l'applicazione del tubo di Kunt in situ. Ci concentreremo sulla prima parte, sulla prima riga, cioè sulle misure di coefficiente di assorbimento e transmission loss col tubo a onde stazionarie. La soluzione Siemens propone chiaramente il tubo a onde stazionarie di diverse sezioni. Un unico tubo per affrontare un range di frequenza abbastanza ampio, dipende dalla sezione del tubo stesso, ce ne sono di alcuni tipi. La fattura chiaramente con cui vengono fatti questi tubi, chiaramente via remota non è possibile farla, mostrarla. All'ultimo forum acustico era il nostro stand, quindi magari qualcuno magari è riuscito ad avvicinarsi e a notare il dettaglio e le caratteristiche di questi tubi. Per quanto riguarda, per esempio, il posizionamento del campione all'interno del tubo, vi è un motore passo passo che spinge praticamente il campione nella posizione opportuna. Sapete che la costruzione, il posizionamento dei microfoni è particolarmente delicata per avere una misura particolarmente ben fatta, riducendo le incertezze di misura al massimo. Il posizionamento del microfono deve essere assolutamente ripetibile, come anche chiaramente il posizionamento del campione. Quindi mi sento di dire che la fattura di questi tubi garantiscono effettivamente questo tipo di riduzione dell'incertezza di misura in merito. Insieme al tubo, chiaramente abbiamo il nostro sistema di acquisizione multicanale, che poi per l'occasione potrebbe essere utilizzato anche per altre applicazioni, per esempio per una misura di sound intensity, per esempio, e l'amplificatore per mandare il segnale. Che viene mandato alla sorgente sonora viene mandato direttamente dal sistema di acquisizione, quindi via software viene gestito lo start and stop del rumore e la fase di misura. Qua nell'interfaccia grafica, chiaramente vado un po' rapido, l'interfaccia grafica permette di dimensionare sicuramente il tubo, quindi in questa maniera uno può usare anche un qualunque tubo o i diversi tubi che vedremo in maniera opportuna, fare la taratura. Mi permetto di chiamare taratura del tubo, cioè la funzione di trasferimento tra i due microfoni nelle due posizioni, in modo tale da un po' la calibrazione che si fa anche per la è analoga, il principio è lo stesso della sonda intensimetrica, no? Per cui si fa la misura con lo studio della funzione di trasferimento tra i due microfoni nelle due posizioni e quindi si tiene conto di alcune incertezze di misura dovute alla differenza di fase tra i due microfoni. Vabbè, sono tutte cose che stanno nella teoria dell'utilizzo del tubo di Kunt, quindi non dico niente di particolare. Dopodiché, nella fase di misura è possibile fare una misura una dietro l'altra dei vari campioni e compararli direttamente tenendo d'occhio sempre la coerenza, la funzione di trasferimento tra i microfoni. Dopodiché, dopo il processo tutto di misura, per ogni misura effettuata, oltre al coefficiente di assorbimento, c'è anche altre informazioni che possiamo dedurre dal metodo del tubo di Kunt, l'impedenza, il fattore di flessione, via dicendo. Chiaramente poi dopo, col software è possibile anche elaborare i dati ottenuti per ottenere gli altri parametri del materiale stesso. In particolar modo col tubo a onde stazionarie per sound transmission loss, vedete che sostanzialmente la fattura è la stessa. Non ho riportato la foto della terminazione anecoica che viene utilizzata per completare la misura della sound transmission loss con le due terminazioni anecoica e riverberante. Il software, chiaramente, con questa presentazione stilizzata del tubo, guida l'utente, anche non esperto,
a svolgere le misure e le funzioni di trasferimento tra i microfoni e nel caso in cui si voglia misurare la sound transmission loss di oggetti diversi che vengono interposti tra monte e valle del tubo a onde stazionare che abbiamo visto prima, cioè non so, uno scarico, un filtro o un condotto particolare che viene utilizzato per fare un abbattimento del suono, è possibile introdurre le dimensioni di questi raccordi. E tenendo quindi questo poi viene introdotto nel software, tiene conto di questa variazione della sezione del tubo stesso. Quindi si va poi al di là dell'investigazione del materiale. Qua apro una piccola parentesi: Siemens è produttrice di questo software e hardware. Ma allo stesso tempo la sede della produzione di questi prodotti è in Belgio e affiancata ai product manager per ogni singola applicazione vi è un team di ricerca e sviluppo. Il team di ricerca e sviluppo, come vedete ad esempio da questo screenshot della presentazione del mio collega Jacques Cuenca, mira a collaborare con università e centri di ricerca al fine di fare attività di ricerca pura per migliorare le tecniche di misura piuttosto che materiali. E questo è un valore aggiunto non indifferente perché chiaramente è un servizio alla comunità il fatto di fare della ricerca, ma allo stesso tempo serve all'azienda Siemens per migliorare i propri prodotti e quindi studiare delle varianti. Quindi, se tra di voi vi sono, oltre che industrie, rappresentanti di ricerca e sviluppo di industrie, di aziende, vi sono anche universitari, sappiate che c'è questa possibilità e se vorrete, io posso farvi da ponte di contatto con questo team variegato sulle diverse applicazioni. Quindi, sulle diverse applicazioni. Adesso, proprio partendo proprio da qui, da un'evoluzione dell'applicazione del tubo a onde stazionare, è quella, dell'investigazione dei metamateriali. Allora, molti di voi probabilmente sapranno già cosa sono i metamateriali. I metamateriali sostanzialmente sono dei materiali avanzati, degli materiali che vengono così, possono essere pensati come dei nuovi materiali costituiti magari da risonatori di Helmholtz, risonatori, risonatori al quarto di lunghezza d'onda, piuttosto che massa risonante, varie combinazioni di queste soluzioni, materiali porosi chiaramente, varie combinazioni di questi metamateriali in modo tale da avere uno studio del materiale. Una nuova tipologia di materiale che possa intervenire in maniera più adeguata o più focalizzata in determinati campi applicativi. Questa è una nuova concezione, beh, nuova adesso non lo so, chiaramente fa uso di oggetti, quelli che ho citato prima, che non sono sicuramente nuovi, ma la combinazione, potrete immaginare la combinazione di questi tipi di materiali con delle caratteristiche specifiche permette di avere un effetto, una joint venture, insomma, di caratteristiche che possono essere particolarmente efficaci. Trovo che nell'industria ci sia un certo interesse, penso, sia nell'ambito aerospace and defense che automotive in particolar modo, per questi materiali, per cui ho voluto introdurre questo aspetto perché sia il nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo e chiaramente l'aspetto commerciale si sta dirigendo verso la possibilità di offrire questo tipo di servizio. Quindi qua per esempio ci sono alcuni esempi di progetti, di idee, di metamateriali, come un materiale poroso con un risonatore specifico, una combinazione di risonatore particolarmente curiosa, per esempio questo disegno mi
mi dà l'idea di un materiale che interviene in maniera veramente oculata e ben precisa, ben dettagliata su alcuni range di frequenza. Come i cosiddetti cristalli sonici, che sono combinazioni di elementi, come dire, base, con determinate risonanze. Adesso mi perdoneranno coloro che hanno sicuramente maggiore esperienza di me, cerco anche di ridurre un po' il discorso che possa essere comprensivo un po' a tutti. Questi cristalli sonici possono essere una combinazione di questo elemento di base che possa essere specifico per diversi ambiti. Quindi da una soluzione 1D di materiale a pacchetto, che magari una volta si pensavano di testarli sul tubo a onde stazionari, si passa a delle soluzioni geometriche in 2D piuttosto che in 3D. Per investigare questi tipi di materiali, però, dobbiamo partire dall'elemento base, come possono essere questi cilindri, particolari, che poi possono essere creati combinazioni più vaste. E in questa slide ho voluto rappresentare il risultato di due diversi tipi di cilindri con sezioni differenti che hanno un comportamento differente di sound transmission loss. Un'altra soluzione elementare che poi viene ripetuta in più componenti a una determinata distanza può generare un effetto sulla sound transmission loss più oculato. Quindi capite che da una composizione base di questi elementi, combinandoli in maniera diversa, l'esito può avere l'esito sulle caratteristiche di assorbimento e di sound transmission loss può avere esiti differenti. Quindi ciò che secondo me è molto importante è la vastità con cui si possono pensare questi metamateriali, queste combinazioni che possono avere questi materiali, necessita necessariamente di un sistema di misura affidabile e che possa dare garanzie sulla minor incertezza di misura possibile, perché poi qua su questo tipo di grandezze, su questi tipi di variabilità, chiaramente possono esserci delle macro differenze. La soluzione è quella di inizialmente potrebbe essere un adattatore quadrato al tubo di Kunth da porre al posto della parte terminante del tubo o contenente il campione da misurare, un po' come rappresentato nella foto a sinistra. Posizionato in una maniera adeguata, vedete che c'è una gradazione delle distanze all'interno di questa porzione di tubo. Il tubo è chiuso in maniera ermetica, anche qua la fattura è chiaramente molto precisa e molto adeguata, è molto oculata, permette chiaramente sempre la possibilità di investigare in maniera adeguata le caratteristiche, queste combinazioni di materiali possibili. Ovviamente può essere utilizzata anche la sezione quadrata per fare investigazioni sui materiali classici porosi tagliati in forma quadrata piuttosto che circolare, perché il discorso del taglio per l'utilizzo del tubo a onde stazionario è sempre problematico, proprio perché, come vi dicevo prima, il posizionamento del campione all'interno del tubo può dare delle incertezze di misura. Quindi talvolta la parte quadrata può essere soluzione anche di questo tipo di variabile che abbiamo in gioco. Nel portafoglio vi sono tubi, qua ho rappresentato il tubo con diametro 44,4, che è il più adatto, tra l'altro, per avere il tubo, la porzione quadrata, sempre per questioni di incertezza di misura, che con un tubo più piccolino, quello da 38 mm che abbiamo consueto, vengono introdotte.
piuttosto che invece un tubo completamente quadrato. Allora, a quel punto, l'esito del nostro reparto di ricerca e sviluppo, che ha comparato misure di, vabbè, nel fattispecie di metamateriali, ma tra un tubo con questo tipo di adattatore quadrato e un tubo classico completamente quadrato, ha portato a queste conclusioni che ho riportato qui sulla vostra destra, in cui chiaramente da una parte col tubo a sezione circolare e l'adattatore, io con un unico tubo ho la possibilità di testare metamateriali, materiali porosi tagliati quadrati piuttosto che materiali circolari. Però l'incertezza di misura dovuta all'adattatore, che è anche in funzione della temperatura di utilizzo, potrebbe introdurmi delle piccole incertezze, e per cui sotto certi aspetti sarebbe meglio utilizzare il tubo completamente a sezione quadrata. Questo è un po' un iniziale feedback che ho ricevuto dalla ricerca e sviluppo. Poi, essendo un po' più sulla parte commerciale dell'azienda, alcune cose di ricerca e sviluppo vengono poi riservate ai meeting. Proprio in questi giorni c'è stato il meeting del SAPEM, tra l'altro qua in Italia, a Sorrento. E alcuni miei colleghi, appunto, di ricerca e sviluppo sono proprio lì a presentare ricerche in merito a questo argomento. Io ho terminato qua, non so se sono stato dei tempi, spero tanto di sì, forse ho sforato un pochettino, non lo so. No, Sono a disposizione per le direi che andiamo bene. Abbiamo domande. tempo, diciamo, abbiamo ampio tempo per Perfetto. eventuali curiosità che arrivano. Quindi io invito, diciamo, a porre domande, curiosità a Simone attraverso appunto la chat. Io appunto mi girerò appunto a Simone, il quale potrà rispondermi immediatamente. Io volevo soltanto fare. Se mi consentite, in attesa, in questo momento ancora non vedo domande. E volevo appunto, beh, innanzitutto ringraziare Simone Geroso e la Siemens per questa presentazione estremamente interessante, soprattutto perché va a toccare due temi, diciamo, davvero attuali, sia per quanto riguarda la ricerca propriamente detta, sia anche poi le applicazioni tecnologiche. Due temi sono naturalmente la digitalizzazione, che è un tema estremamente caldo in questo momento, e vedere appunto quali sono, diciamo, gli sviluppi e gli indirizzi che in questo momento l'industria sta prendendo, soprattutto per quanto riguarda la parte anche hardware della digitalizzazione, perché uno pensa alla digitalizzazione soltanto come a una smaterializzazione, se vogliamo, degli aspetti oggettivi e tangibili. In realtà la digitalizzazione ha bisogno anche di supporti hardware. Diceva bene Simone Geroso, appunto, il discorso dell'utilità e della potenzialità che si ha attraverso le simulazioni, per esempio, di focalizzare meglio alcune attività sperimentali andando a fare indagini più mirate, per esempio. Pure il Esatto. discorso che è estremamente interessante, e qua sarebbe davvero anche bello fare un ampio dibattito sulla questione poi dei sensori virtuali e quant'altro. E quali Sì. applicazioni potrebbero avere anche nell'ambito, ad esempio, del monitoraggio. Poi, questi sono piccoli, diciamo, spunti che io magari lascio a Simone. E infine, l'ultima cosa è la questione dei metamateriali, diciamo, applicati nell'ambito. Anche in questo caso, diciamo, si è osservato che ci sono delle effettive potenzialità sull'applicazione di questi metamateriali. Io, diciamo, stesso ho partecipato recentemente a un PRIN che si è concluso abbastanza di recente, che era stato coordinato dal professor Garai dell'Università di Bologna, che c'era appunto l'Università di Ferrara, Roma 3, c'era poi Gino Iannace dell'Università della Campania, La e campagna. sul quale, diciamo, in questo progetto sono state verificate fondamentalmente le proprietà di alcune tipologie, in questo caso di risuonatori di Helmholtz. E quello che si è osservato
e che questi, diciamo, queste strutture, diciamo, ingegnerizzate, questi materiali ingegnerizzati, quindi con delle forme, delle strutture particolari, sono effettivamente in grado di fornire delle prestazioni acustiche particolarmente interessanti. Quello che è stato fatto in questo progetto, lasciatemi dire due parole, è stato quello proprio di valutare anche le possibilità di utilizzare della strumentazione adeguata per valutare queste proprietà. E mi sembra molto interessante il fatto che un'azienda come Siemens, per esempio, stia sviluppando degli strumenti che sembrano davvero particolarmente adeguati per sviluppare queste tipologie, ovvero per testare le proprietà e sviluppare queste tipologie di metamateriale, ovvero avere ad esempio un ambiente, in questo caso diciamo questo volume rettangolare da mettere, da collocare all'interno del tubo di Kuhn, questo diventa estremamente interessante perché consentirebbe anche di orientare, per esempio, il metamateriale in varie Esatto. posizioni dello spazio che è di estremo interesse. Quindi io non vedo ancora nessuna domanda sulla chat. Non so, Simone, se appunto vuoi dare ancora qualche informazione in più. Io ripeto, appunto, i due temi che ho visto davvero di interesse sono proprio legati alla digitalizzazione, che è ancora un concetto un po' fumoso, ma poi magari ne parliamo. Ma gli esempi che hai portato tu sono di estremo interesse, e poi la questione Ah, metodologica. Allora, Grazie. ho visto una prima domanda di Andrea Gerbotto, io la leggo, così Simone dice, si chiede di quali tipi di materiali edili posso misurare la transmission loss con il tubo di Kuhn, solo porosi o anche solidi come malte o impasti? Simone? Dunque, sì, abbiamo il problema per quel tipo di malte impasti è il taglio. Perché, come dicevo, misure al tubo di Kuhn ne ho fatte veramente parecchie e la difficoltà, tra l'altro con tubi di diversa fattura, devo dire, per cui avevo anche altri problemi, il posizionamento del microfono e via dicendo, che non è banale, però il campione, immagino, questo tipo di campioni hanno la difficoltà di tagliarli nella maniera opportuna per posizionarli all'interno del tubo che aderiscano bene e che permettano di fare una misura adeguata. Perché il fatto che ci siano magari dei buchi, detta proprio tra la parete del tubo e la malta e l'oggetto specifico, chiaramente è falsa tutta la misura, ovviamente. Per cui al netto di trovare il modo migliore per il taglio del materiale, non vedo difficoltà a studiare materiali diversi da quelli porosi, che sono forse più semplici da tagliare, più semplici, è tutto relativo in realtà. Bisogna vedere, bisogna trovare il modo per il taglio più adeguato. Ad esempio, scusa Simone, mi intrometto, diciamo, nella tua risposta. Quell'apparato che hai fatto vedere quando, in una delle prime slide, c'era un apparato con cui, di Siemens, con cui, diciamo, sempre basato sul concetto del tubo di Kuhn, con cui veniva misurato quello lì, ad Sì, esempio, la questo qua. proprietà acustica degli asfalti. Potrebbe essere adattato, ad esempio, quel tipo di tubo ad impedenza per misurare, quindi su magari campioni più larghi, quindi senza diciamo l'esigenza di dover tagliare il materiale, ma quindi fatto su campioni più larghi, anche su una parete intera, per dire, Sì, utilizzare quel tipo di strumento, questo strumento è quello dice. sostanzialmente il tubo di Kuhn messo in verticale, perché Sì, appunto. sì, se il materiale è una misura solo di assorbimento, chiaramente, di coefficiente di assorbimento, e quindi posso farla in situ nel momento in cui è posizionato quindi in opera, probabilmente. Non come Qualcuno, transmission loss, diciamo, ma non transmission loss. Qualcuno potrebbe dirmi è troppo tardi, l'ho già messo, l'ho già posizionato. su dei piccoli campioni. Però magari facendo dei campioni, posizionando, non so, per terra piuttosto che su un muro, d'esempio, un muro campione,
Potrebbe essere una tecnica, sì, potrebbe essere sicuramente una tecnica. Dietro a questo tubo, sostanzialmente, il software è il medesimo. L'unica cosa è che il tubo ha queste maniglie ed è portatile, ecco. Però certo, sì, Quindi. non puoi fare però diciamo una misura di isolamento, ecco, questo sì, Eh certo. no, l'isolamento non è fattibile. Lì il tubo a onde scusate, a sezione quadrata, visto che il taglio è quadrato, forse per quel tipo di materiali può essere più comodo, probabilmente, piuttosto che circolare, perché il taglio circolare, invece tagliare un oggetto, una porzione di quella, in maniera quadrata, forse è più semplice per quegli aspetti. Almeno ho questo feedback che, seppur appunto abbiamo concentrato la presentazione del tubo a onde quadrate, a sezione quadrata, specificatamente per i metamateriali, chiaramente un tubo come questo qua in basso a destra, che ha un diametro di 100 mm, permette un taglio più facile, per esempio. Quindi potrebbe tornare utile questo qua. Per il Diciamo, Santa Smission Loss vedrei più per il questo. senso del nostro effettivamente un po' più, però insomma, diciamo almeno ci si può provare. Probabilmente. Lì le distanze ovviamente sono variegate, cioè nel senso che puoi inserire un provino più o meno di qualunque dimensione, chiaramente immagino non enormi, però puoi Beh, sì. adattare, diciamo, forse qualunque tipo di, qualunque, cioè, insomma, varie dimensioni, ecco, di lunghezza, di provini, eccetera. Sì. Diciamo che poi come accessori ci sono prolunghe e quant'altro. E poi nel software bisognerà allungare, cambiare le dimensioni del tubo stesso per fare la misura corretta possibile. Però è chiaro che sì, c'è una certa variabilità. Ecco, un altro aspetto molto importante è quello di avere delle soluzioni flessibili. Per il test è estremamente importante, per cui che uno possa, in funzione delle esigenze, costruirsi il suo sistema di acquisizione in maniera modulare, in funzione delle esigenze. Va bene, vediamo se c'è qualche altra domanda. Non siate timidi, se no altrimenti appunto facciamo soltanto uno show, io e Simone ci raccontiamo un po' Quindi vi chiedo davvero di porre qualche curiosità, richiedere qualche curiosità, qualche domanda, anche approfittando della gentilezza e soprattutto della competenza di Simone Geroso che insomma, può darvi, che a parte che incontrerete se partecipate a convegni nazionali o internazionali, insomma, lo potete incontrare dal vivo nello Sì. stand di Siemens ed è sempre estremamente disponibile a fornire qualunque tipo di informazione. Però Sì, grazie. io qua in questa slide ho anche i miei riferimenti, email per i più timidi, telefono, anche se voleste contattarmi per curiosità, magari adesso davanti a tutti ci sono insomma, domande magari che creano un po' di disagio, ma io posso essere a disposizione. Ci possiamo anche trovare, perché al di là degli eventi, appunto, ho citato il Forum Acustico di Torino, che ho fatto non solo perché sono di Torino, ma per l'importanza dell'evento, ma il congresso di AIA, ma sostanzialmente giro per l'Italia dai clienti e quindi non mi è complesso anche incontrarvi di persona nel caso in cui voleste. Adesso vedo che non ci sono altre domande, allora io continuo un po' con questa chiacchierata con te, volevo appunto avere qualche indicazione appunto su come Siemens, che comunque insomma da questo punto di vista sicuramente è un leader insomma assoluto su questo ambito, la questione appunto della digitalizzazione, cioè la questione ad esempio di come davvero diciamo digitalizzare, per così dire, sulla digitalizzazione ci sono tantissimi temi che vanno appunto anche dal punto di vista che sono io metrologico, la questione del certificato digitale, quindi riuscire ad associare davvero a una misura
un timbro digitale che ne garantisca, diciamo, l'accuratezza, la precisione e tutti gli altri aspetti metrologici di interesse. Per quanto riguarda invece, e volevo chiedere appunto, avere questa, sapere, insomma, avere questa, perché ho questa curiosità, la questione appunto, ad esempio, dei digital twins. Che passi avanti si sta facendo insieme? Il digital twins, se potrebbe essere anche in un certo senso spostata in ambito acustico, che so io, e considerare ad esempio digital twins una simulazione di un ambiente, se può essere considerato appunto a livello non quindi soltanto di simulazione di un ambiente, ma di un vero e proprio gemello digitale e quindi poterne misurare le caratteristiche. Quindi più in ambito che so io di acustica architettonica o se vogliamo anche di acustica ambientale. È possibile secondo te andare verso una modellizzazione in termini di digital twin di ambienti anche estesi, quindi non soltanto macchinari, ma ambienti naturali, per esempio? Allora, da una parte sì, gli ambienti possono essere viti chiusi, immagini di una certa dimensione, se vuoi, ma che siano piccoli o grandi, che sia, c'è la possibilità di fare una simulazione. L'importante però, appunto, quello che secondo me, perché nel portafoglio SimCenter c'è la parte di testing che attraversa tutte le varie scienze. Ma allo stesso modo c'è un software SimCenter 3D e StarSim Plus che sono software di simulazione che possono fare anche la parte non solo della simulazione del macchinario, ma anche dell'ambiente e quindi studiare, data una sorgente N ricettore, dato N sorgenti e ricettori, simulare il comportamento. Però questo potrebbe essere anche, lo fanno tutti, lo fanno anche altre case di software di simulazione. Il problema invece è coordinare delle verifiche test, cioè io dato un ambiente, fatta la simulazione, chi mi dice che è vero? Ecco, con SimCenter si propone una soluzione che dice: ok, usa il tuo software, fai la simulazione, però poi dopo prendi i prodotti hardware e software e fai le misure. Ecco, in questa maniera io verifico che in quei punti dove ci sono i ricettori, in quei punti dove ci sono le sorgenti, ci siano effettivamente quei valori. Allora il modello viene tarato, viene aggiustato per certi versi, in maniera tale che sia il più confidente possibile. Poi comunque rimane che simulare un intero ambiente ampio, più o meno ampio, dal punto di vista acustico è una sfida non indifferente, eh? Cioè non Fatto proprio è diventare un gemello digitale, quindi cioè non proprio soltanto una simulazione, esatto, per dire. per dire, abbiamo ormai realizzato delle prove di eccitazione acustica dei moduli spaziali per testare la loro resistenza durante le fasi di lancio, in cui sono eccitati dal punto di vista acustico dal rumore dei reattori, no? E adesso ci stiamo impegnando a dare delle informazioni su come simulare questo evento, questo prova test, in modo tale che il processo di test possa essere aiutato dalle informazioni che possono arrivare dalla simulazione. Questo è un classico esempio, perché lì bisogna simulare sia l'oggetto, il macchinario che eccita la struttura, cioè gli array, gli altoparlanti, i microfoni che fanno il loop chiuso, perché dagli altoparlanti esce un profilo di sonoro ben definito, no? Ben definito dalle loro norme interne, vi dicendo, che viene controllato istante per istante durante la prova. E quindi tutto questo setup di misura deve essere simulato. Quindi il digital twin, per esempio, in questa fase è quello di dare la possibilità al cliente di simulare questo tipo di misura e
Questa simulazione permetterà al cliente di settare il test, la prova, in maniera più adeguata e il viceversa, chiaramente. Sì, Questo certo, quindi è un sì, ha esempio una, un che... feedback continuo, diciamo, tra... Infatti, Esatto. ripeto, secondo me una delle cose davvero molto interessanti che hai detto, e questo è proprio l'esempio pratico, è quello che una simulazione molto, diciamo, comunque le simulazioni stanno diventando sempre più affidabili, eccetera, però può servire davvero a mirare, cioè, diciamo, a far andare in maniera mirata, diciamo, la parte sperimentale, quindi anche riducendo tempi e costi È ovviamente, quello l'aspetto che io dicevo, avendo un infatti, feedback continuo tra la simulazione, quindi sia non si può prescindere da una verifica test. E quella verifica test chiaramente può essere aiutata dall'informazione di simulazione e poi viceversa. Quindi è questo il digital twin, direi che possiamo proporre. certo, mi sembra davvero questo aspetto qui, diciamo appunto questi aspetti, ripeto, davvero della digitalizzazione, quindi dell'attività di ricerca e di applicazione che si sta facendo soprattutto in ambito industriale, che è, diciamo, l'ambito che ha maggiore impatto da questo punto di vista per quanto riguarda la digitalizzazione. Mi sembra davvero di estremo interesse, le informazioni che ci hai dato sono, diciamo, molto interessanti. A mio avviso, proprio su questo tema, perché ripeto, la questione della digitalizzazione, soprattutto nei nostri ambiti, diciamo quelli più tecnici e scientifici, in molti casi è piuttosto fumosa anche per gli addetti ai lavori, diciamo. Questo ne è un esempio, invece, quello che fai, molto, Questo molto è un esempio. concreto, e soprattutto il discorso del supporto, appunto, continuo, proprio a supporto della digitalizzazione, come dicevo, c'è bisogno di una parte hardware, comunque, diciamo di fatto, che Fare si le porti misure. per fare le misure. Bisogna fare le misure, Di necessariamente. fatto non c'è nulla da fare, un po' di misure bisogna per forza Bisogna fare. tenerne conto, sì, assolutamente. Allora, io vedo che non ci sono altre domande, siamo ancora 2 o 3 minuti alla fine del webinar di oggi, quindi se non ci sono altre domande, non so se possiamo quindi passare a questo punto ai saluti, diciamo, e io vorrei ancora ringraziare davvero Simone Geroso e Siemens per questa interessantissima presentazione. Grazie a voi, grazie a voi. Vi suggerisco, quando incontrate Simone Geroso in particolare, di andare a vedere nel suo stand, diciamo, nei vari convegni nazionali e internazionali in ambito dell'acustica, perché appunto vi darà moltissime indicazioni interessanti Gentilissimo. e spunti utili, ma è così, e lo dico perché, vabbè, siamo amici, è vero, con Simone, ma insomma, siamo tanti anni, ma è cosa vera. E quindi chiuderei, insomma, qui ringraziando ancora Simone Geroso il webinar di oggi. Vi faccio un rapido, diciamo, potete vedere qui, diciamo, richiamo ai prossimi appuntamenti di incontri tecnici del venerdì di AIA. In particolare, venerdì prossimo ci sarà un appuntamento moderato da Massimo Garai relativo al poliuretano microcellulare per antivibrazione, presentato da Sogimi. I prossimi appuntamenti sono con Ed Acoustic il 24 novembre, relativi al Soundscape, il 1 dicembre, riguardante le soluzioni per la localizzazione delle sorgenti acustiche tramite l'utilizzo di beamforming da AS Ambiente, e infine diciamo, il webinar del 15 dicembre sulla progettazione acustica parametrica tramite il design computazionale di Google Skin. Questi sono i prossimi appuntamenti, dei quali vi aspettiamo numerosi e partecipi, diciamo, e vi ringraziamo ancora tutti per la partecipazione all'incontro di oggi. Grazie Grazie a tutti, grazie, arrivederci. ancora. Arrivederci, buon pomeriggio.